della relazione di Franco, mi corre l'obbligo di aprire questi lavori facendo un ringraziamento particolare e generale a tutti gli intervenuti, facendo un ringraziamento al Corpo dei Vigili del Fuoco per aver raccolto questa nostra chiamata a confrontarci anche con loro in una fase così complicata come quella della ricostruzione di un capoluogo, di una città che è capoluogo di provincia, capoluogo di regione. Voglio però prima salutare e ringraziare la padrona di casa per averci dato questa bellissima sala e l'opportunità di fare questa bellissima sala un convegno della Lumière La Ville così importante. Ringrazio il nuovo rettore, la professoressa Iberardi. Devo dire che anche prima di essere il nuovo rettore dell'Università dell'Aquila ha avuto con la WIL dell'Aquila un rapporto stretto, un proficuo lavoro su idee, su possibilità che noi insieme a CGL e CISL come organizzazioni confederali all'Aquila vogliamo portare avanti per un rilancio di questa città. Poi voglio ringraziare il segretario generale della UIPA Attivi che è presente ai nostri lavori. Voglio ringraziare il coordinatore nazionale della UIPA Vigili del Fuoco, Rubi, se sbaglio il nome, Lupo, che è un nome affidabile. Voglio ringraziare il segretario generale della UIL Abruzzo, Roberto Campo, per aver voluto fortemente questo momento di riflessione. Voglio ringraziare e saluto la presenza del dottor Aielli, che è il responsabile dell'ufficio speciale per i comuni con cratere. Dovrebbe arrivare anche il suo. Prima di dare la parola al nuovo lettore, per consentirgli anche i saluti, voglio dire che lo spirito di questo convegno non è uno spirito soltanto del ricordo e della riconoscenza, ma è anche un momento di confronto con persone che spendono il loro tempo per cercare di capire insieme a noi come possiamo riavviare la fase di sviluppo. La stessa presenza qui di Luciano D'Alfonso, che ha molto studiato la materia del pubblico impiego, di quello che può essere il ruolo del pubblico impiego, delle istituzioni pubbliche in questa città, in questo capoluogo di provincia, in questo capoluogo di regione, ci aiuterà a capire come possiamo far vivere in maniera positiva questo momento, a questo comparto che per noi è fondamentale. E voglio ricordare dai dati che noi abbiamo acquisito in questi giorni che anche il pubblico impiego, se noi vediamo i dati ante terremoto e lì andiamo a vedere post terremoto, vediamo che anche nel pubblico impiego vi è stata una perdita di posti di lavoro. E quindi registriamo anche in quello che per nostra natura viene visto come comparti sicuri, comparti certi per l'occupazione, registriamo un dato molto. Vi è stata consegnata insieme a quello che è il giornale che fanno ovviamente il Corpo dei Vigili del Fuoco, vi è stata consegnata una scheda con dei numeri. Proprio perché questo vuole essere un convegno che parla anche di fatti concreti, di ciò che possiamo dare per aiutare la ripresa del nostro territorio, questi sono i numeri che vengono fuori dal lavoro fatto dal Comitato Abruzzo. Il Comitato Abruzzo è un comitato composto da Confindustria Abruzzo e CGL CISL UIL Abruzzo, con finanziamenti mirati che sono stati dati ad aziende che hanno presentato progetti
su innovazione, ricerca e tecnologia nuova e che, come potete leggere, già è a un terzo del proprio cammino, cioè queste aziende hanno già acquisito un terzo della capacità economica del fondo. Noi pensiamo che dobbiamo continuare a spingere perché vi siano nuove realtà che fanno questa, che possono interfacciarsi con il Comitato Abruzzo e che possono creare opportunità di lavoro, nuove imprese su questo territorio e nuove realtà che guardano anche al commercio e servizi. Concluderemo la giornata con un momento anche dedicato specificamente al ruolo che hanno svolto il Corpo dei Vigili del Fuoco, che io ringrazio ancora una volta per ciò che hanno fatto nell'immediata emergenza drammatica del post-sisma, per ciò che hanno fatto nei mesi e negli anni successivi, per ciò che fanno oggi nel rapporto con la popolazione, nel rapporto con le istituzioni, nel rapporto con la cittadinanza. A questo punto, se ho dimenticato qualcuno nel corso della chiacchierata, della giornata, dei lavori, sicuramente recuperiamo. Do la parola a Franco Pegliarini, segretario generale dell'UPA L'Aquila, per la relazione introduttiva. Grazie. Possiamo costruire una vera fase di sviluppo socio-economico per il futuro dell'Aquila, della sua provincia e della sua regione. Non a caso lo slogan che abbiamo preso per questa iniziativa attraversa in poche parole tutto il tempo che è intercorso dal dramma del sisma alla fase della ricostruzione, a un'idea di modello di sviluppo per il futuro del nostro capoluogo. Il 6 aprile del 2009 un evento di straordinaria drammaticità ha colpito mortalmente una città e il suo intero comprensorio. Per la prima volta nel mondo un sisma di siffatte proporzioni colpiva un capoluogo di provincia e di regione, ferendolo mortalmente non solo nell'ambito delle strutture sinore, bensì ferendolo negli ambiti istituzionali e socio-economici. Simbolo della distruzione rimane il Palazzo del Governo, il Palazzo Municipale, ovviamente non dimenticando l'orrore, lo sgomento e il dolore di quanti in quella tragica notte hanno perso i loro cari, per i quali vi chiedo di fare e di osservare un minuto di silenzio. Grazie. Consentitemi una particolare riflessione rispetto al lavoro improfo
fatto in quelle prime ore e in quei primi giorni e nelle successive settimane e mesi dagli uomini del Corpo Nazionale e dei Vigili del Fuoco. Grazie. A loro va la nostra stima infinita e la riconoscenza della quale tutta la UIL è pienamente convinta che il loro contributo è stato assolutamente determinante per ricostruire non solo fisicamente la città, ma soprattutto perché il popolo aquilano non si è sentito solo e con loro abbiamo ripreso a vivere e a lavorare. In questi giorni l'assise comunale ha conferito il riconoscimento al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco della cittadinanza onoraria ed è proprio in questo solco che la UIL dell'Aquila aveva da tempo riflettuto all'interno del suo gruppo dirigente nella necessità di dare un riconoscimento fattivo del lavoro straordinario, determinante ed impagabile svolto dai nostri Vigili del Fuoco. Innumerevoli sono state le testimonianze che abbiamo registrato nella nostra sede del riconoscimento della popolazione del ruolo dei Vigili del Fuoco a sostegno delle necessità dell'intera popolazione aquilana. Attraverso il loro operato, la UIL Pubblica Amministrazione vuole precisare quanto l'intero corpo dei dipendenti pubblici, spesso vilipesi di inefficienza, incapacità e del famoso epiteto fannulloni, si sia sentito orgoglioso di appartenere all'amministrazione pubblica dello Stato, poiché il principio al quale noi dipendenti pubblici ci sfidiamo è quello di avere un servizio totale al popolo italiano. Il Corpo di Vigili del Fuoco ne ha rappresentato il massimo livello di applicazione per il bene della cosa pubblica. Il sisma del 6 aprile del 2009 aveva prodotto come immediato effetto drammatico la diaspora di centinaia di migliaia di famiglie del comprensorio aquilano spostate per lo più nei luoghi ricettivi della nostra costa adriatica. Circa 70.000 persone hanno dovuto lasciare tutto, le proprie case, il proprio lavoro, i propri affetti, la normale vita quotidiana e vivere in luoghi lontani. Pertanto, la prima necessità immediatamente dopo l'emergenza per le istituzioni dello Stato e per l'intero apparato del pubblico è stata quella di trovare soluzioni veloci al tema della casa. La UIL Pubblica Amministrazione e la UIL appoggiarono allora e ritengono tuttora positivo e importante l'idea del progetto case, dei MAP e dell'autonoma sistemazione. Ovviamente il nostro giudizio positivo era ed è legato alla necessità di gestire una fase così drammatica nell'immediato e soprattutto in virtù del fatto che il sopraggiungere del generale inverno avrebbe creato nei vari campi di accoglienza condizioni di vita impossibili e inaccettabili, ma non può essere visto non solo come la soluzione strutturale definitiva. È evidente che per noi è di assoluta priorità ricostruire l'intera città, non solo sotto l'aspetto puramente edilizio, ma anche e soprattutto sotto l'aspetto sociale ed economico. Il nostro maggiore interesse come organizzazione sindacale confederale è quello di creare tutte le condizioni favorevoli affinché si recuperi per intero la diaspora della popolazione del comprensorio aquilano che abbiamo registrato al domani del sisma del 2009, del 6 aprile 2009. Siamo quindi coscienti che i tempi della cosiddetta ricostruzione pesante dell'Aquila e del suo comprensorio non può che avere tempi medio-lunghi, ma siamo altrettanto consapevoli che c'è una necessità prioritaria che è quella di ricreare ambiti sociali di aggregazione tali da consentire all'intera popolazione di risentirsi parte integrante di un tessuto connettivo socialmente unico. Voglio ricordare che proprio su questo tema la UIL, la CGL e la CISL nazionali stanno lavorando con il Comune dell'Aquila per utilizzare i soldi devoluti dai lavoratori di tutta Italia per la costruzione di un centro polifunzionale di natura sociale, culturale ed artistica che sorgerà nella frazione di Paganica e quindi l'intero movimento sindacale pensa che proprio la riaggregazione sociale è la chiave di volta per l'intera ripresa del nostro comprensorio. La fase della ricostruzione vive, a nostro avviso, momenti diversi tra loro.
Ci sono fasi della ricostruzione che hanno visto nel recente passato e nel presente camminare positivamente l'intera macchina. Altresì, vi sono fasi nelle quali registriamo bruschi frenate, con vuoti operativi che a nostro avviso rallentano enormemente la fase della cosiddetta ricostruzione pesante dell'Aquila e dei comuni del cratere. Ecco perché la UIL, ai vari livelli, ritiene da tempo non più rinviabile rendere operativo l'osservatorio, strumento utile per un vero e proficuo coordinamento tra tutti gli attori che devono gestire l'intera fase della ricostruzione. Ne precederebbe, a nostro parere, l'intera collettività, sia per una velocizzazione della fase della ricostruzione, sia per la certezza dei tempi entro i quali diamo risposte certe e sicure all'intera popolazione. Con l'avvio operativo dei due uffici tecnici straordinari per la ricostruzione e con il flusso certo delle risorse economiche provenienti dallo Stato, ogni alibi di rallentamento della fase della ricostruzione è caduto. Per queste ragioni noi spingiamo fortemente affinché, una volta per tutte, è giunta l'ora che questo territorio diventi veramente il più grande cantiere edile d'Europa. La UIL è a fianco del Comune dell'Aquila e dei Comuni del Cratere per lavorare alacremente e proficuamente affinché l'Aquila e il suo comprensorio tornino ad essere a tutti i livelli punto di riferimento dell'intera provincia e dell'intera regione. Ma nello stesso tempo la nostra organizzazione sindacale a tutti i livelli sarà vigile affinché le questioni che attengono alle varie fasi della ricostruzione, non ultima la questione legale e di trasparenza, siano portate avanti nel senso del dovere civico e nel totale interesse del cittadino. Siamo convinti anche, alla luce dello studio Ox rispetto al cosiddetto modello di Smart City, che la nostra città del futuro si configurerà in maniera diversa da quella del passato, più rispondendo alle esigenze di una nuova cittadinanza, con modelli di sviluppo socio-economico più confacenti alle sfide future che ci attendono. Un ruolo determinante in questo senso lo avrà l'istituzione università. A nostro avviso il ruolo dell'assise universitaria e la sfida che essa deve affrontare è quella di aprirsi completamente al territorio e alla sua società. Noi auspichiamo un modello universitario aperto, che interagisca con le migliori risorse istituzionali, politiche, sociali ed economiche del nostro territorio, perché riteniamo che l'elemento della conoscenza sarà estremamente utile per la ripresa di quest'area. Una parte preponderante della nostra idea di ripresa e di sviluppo del nostro comprensorio riveste l'elemento lavoro. Siamo completamente consapevoli che non vi può essere una vera ripresa sociale ed economica del nostro territorio se non siamo in grado di avviare un processo virtuoso nella creazione di nuovi posti di lavoro. Per noi, nell'agenda delle priorità per l'Aquila, il tema del lavoro ha un'importanza rilevante tanto quanto la fase della ricostruzione. Il ripopolamento del capoluogo e del suo comprensorio passa inesorabilmente dalle opportunità di lavoro che saremo in grado di ricreare. Per fare questo non basta il 5% delle somme derivanti dal finanziamento della ricostruzione, che è finalizzato all'indennità produttiva. Abbiamo bisogno che nell'ambito istituzionale, a partire dal livello regionale, si acquisisca la consapevolezza che un effetto positivo della ripresa aquilana ha inesorabilmente effetti positivi per l'intero Abruzzo. Noi abbiamo la necessità di creare le condizioni affinché il processo di virtuoso di ripresa non solo delle attività produttive di natura industriale, ma soprattutto le attività legate al mondo dell'edilizia, diventino effettivamente il volano per la creazione nei vari settori produttivi di nuovi posti di lavoro e di certezze professionali per le giovani generazioni. La nostra idea di modello di sviluppo individua una regione Abruzzo siffatta. Pensiamo a un modello configurato come una T rovesciata. Da un lato la fascia adriatica legata ad un modello di sviluppo macro-regionale di congiunzione tra il nord e il sud del paese con un cuore economico e sociale nella cosiddetta area metropolitana Pescara-Chieti.
ed un'area interna di raccordo tra l'area metropolitana capitolina e l'intero Abruzzo, che ha come cuore socio-economico l'Aquila e la sua provincia. Il ruolo determinante della pubblica amministrazione, delle istituzioni regionali, dell'università, della ricerca in settori produttivi fondamentali, quali il chimico farmaceutico e l'elettronica, oltre che l'avvio di un vero sviluppo del turismo, che dovrà svilupparsi nella provincia dell'Aquilana, consentiranno di avere un processo virtuoso di modello di sviluppo regionale equilibrato e che consentirà di accorciare fortemente il gap socio-economico e infrastrutturale che tuttora registriamo tra l'area costiera e le nostre aree interne. Nel concludere, riprendendo lo spirito di questa manifestazione, che parte dal riconoscimento che la pubblica amministrazione, la UIL dell'Aquila, la UIL Abruzzo, attribuiscono alla benegazione con il quale il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha portato avanti il suo lavoro a favore della zona abitata. La WIP, unitamente alla nostra Confederazione, vigilerà affinché tutti gli impegni ai vari livelli che sono stati assunti per dare risposte concrete a una popolazione e a un territorio martoriato dal sisma del 6 aprile del 2009 diventeranno realtà concrete e rispondente alle esigenze di un'intera popolazione. Dopo quasi 5 anni dall'infausto evento, è nostro dovere, di tutti, dare risposta a coloro che ci sono, ma soprattutto garantire un futuro certo e sereno per le nostre nuove generazioni, per le nostre giovani generazioni, le quali dovranno avere la possibilità di non prendere la valigia e andare via da loro nati, ma di rimanere e costruirsi il proprio futuro. Tutto ciò nell'orgoglio di appartenere a un popolo nobile come quello abruzzese. Consentitemi un altro minuto per assumere un impegno concordato con la UIL, concordato e condiviso pienamente con la struttura confederale dell'Aquila, che è quello di impegnarci a far sì che questa giornata diventi con cadenza periodica annuale un momento per il ricordo, per una verifica sullo stato delle cose, ma soprattutto un giorno di festa della UIL dedicato al Corpo dei Vigili del Fuoco. Vi ringrazio. Grazie al segretario generale della UIL PA dell'Aquila, Franco Migliarini. Prima di dare la parola al nuovo rettore, la professoressa Imperardi, voglio salutare e ringraziare per essere qui con noi il comandante del Corpo, il comandante generale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ingegner Alfio Pini. Grazie per essere qui con noi. Il direttore regionale, ingegner Sergio Basta. Il comandante provinciale Basti. Scusate, io vi ho già detto che è un problema mio, quindi. Il comandante provinciale ingegner Vincenzo Ciani, grazie per essere qui con noi. Diamo la parola al nuovo rettore dell'Università dell'Aquila, la professoressa Imperardi. Grazie, buongiorno. Io devo ringraziare voi per essere qui e per aver scelto di avere questa giornata in questa sala. Voi non avete scelto una sala, avete scelto di farlo all'università. E questo è parte del discorso che è stato anticipato nell'introduzione. A noi è stato dato un ruolo anche da autorevoli esponenti che hanno studiato la nostra situazione, come lo studio dell'OCSE, l'Università di Groningen, peraltro finanziato dal Comitato Abruzzo, no? Ha determinato. Cioè, sull'università ci sono moltissime aspettative e sono aspettative legate alla possibilità di sviluppare il territorio e di fare crescere questo territorio in una dimensione di futuro che sia compatibile con quello che sarà lo stato delle cose fra 10 anni, che più o meno quello che noi ci immaginiamo sarà il periodo nel quale forse noi come L'Aquila, come territorio, vi potremmo giocare forse alla pari con il resto della nostra
nazione e del territorio europeo. Ora, come università, noi siamo assolutamente consapevoli dell'importanza del nostro ruolo e siamo assolutamente d'accordo con l'auspicio che è stato dato nella relazione, che è quello di essere un'università aperta, un'università accogliente, un'università che si confronta con tutti i soggetti del territorio e diventa il luogo privilegiato per tutti i soggetti dell'elaborazione, perché io credo che il nostro mestiere sia, come è stato detto, non solo quello di ricostruire in modo materiale, ma di ricostruire dando una prospettiva di futuro e crescita a questo territorio, che è tutta un'altra cosa, non è solo è mettere, dare le gambe a questo territorio perché possa competere negli anni e possa effettivamente competere alla pari. Si è parlato un attimo di smart cities, no? E si dice sempre, per fare un po' di umorismo, che per fare le smart cities ci vogliono gli smart cittadini, cioè i cittadini, cioè non basta fare la smart cities, no? Questo è un importante, diciamo, è un po' umoristico, ma non lo è tanto, perché vuol dire che siamo tutti noi che daremo un connotato a quello che ricostruiremo. E se lo ricostruiremo al meglio dell'innovazione e della tecnologia, allora potremo avere un futuro, perché insieme a questa ricostruzione costruiremo anche saperi, costruiremo anche opportunità di lavoro. Se questo non succederà, allora, diciamo, forse il nostro ruolo non potrà essere quello che invece tutti noi aspiriamo. Allora noi qui come università vogliamo essere il luogo aperto della conoscenza, vogliamo essere l'intermediazione che però fa fare un'elaborazione alta al pensiero e alle strategie del futuro, e quindi io spero che noi potremo tutti insieme essere all'altezza della sfida che ci attende. È qualcosa che ci coinvolge tutti come cittadini, professori, lavoratori, sindacalisti. E penso che ci dobbiamo tutti fare un grande augurio, perché saremo in grado di fare, di costruirci un bel futuro. Grazie. Grazie al rettore. Sicuramente il nuovo rettore sa che noi, come organizzazioni sindacali confederali, siamo al fianco suo e dell'intero comparto universitario, perché riteniamo che una delle spinte maggiori per la ripresa, per una ripresa virtuosa di questo comprensorio, parte dalla conoscenza, dalla capacità di fare nuova impresa con nuove presenze tecnologiche. Il ruolo dell'università che noi abbiamo chiesto è un ruolo aperto alla città, è un ruolo aperto agli attori che sono presenti sul nostro territorio. Non deve essere vissuta come un castello o un fortino chiuso su se stesso. La capacità di interagire sicuramente porterà qualcosa di buono per il nostro comprensorio, per l'intera regione. Adesso diamo la parola al comandante generale del Corpo dei Vigili del Fuoco, ingegner Pini, per il suo saluto e intervento. A noi fa molto piacere l'ascolto questo nostro invito. Sì, grazie per... Spero di non aver sbagliato il suo... No, il suo video. Se no. Grazie per l'invito a questo convegno, quale partecipo con interesse, perché credo che parlare del futuro dell'Aquila sia assolutamente necessaria e è una cosa che deve impegnare tutti. Tra l'altro io credo che per fare queste cose ci voglia l'entusiasmo, ci voglia c'è la necessità di guardare le cose per l'aspetto positivo, che, perché se continuiamo a piangere addosso non andiamo più da solo. Credo che per l'Italia oggi, ma soprattutto per il Corpo Nazionale, per i soccorritori, io vengo da un altro sabato, una domenica passata a Longarone, dove sono stati ricordati i 50 anni della tragedia del Brion. E quindi
sono venuto via da Longarone con un animo molto, molto affranto per quello che... Poi però in questi giorni ho visto quello che è stato fatto dal Paese Italia per il recupero della nave Concordia. E vi assicuro che questo mi ha dato l'entusiasmo per affrontare i problemi quotidiani con il giusto spirito. Lo spirito di una nazione che ha dimostrato che cosa sa fare quando decide di fare le cose. E guardate, questo è l'aspetto più bello di questi giorni. Vorrei che il convegno di oggi affrontasse questi problemi, che certo sono problemi molto seri, che sono problemi che vanno affrontati, ma con lo spirito di chi ha voglia di fare le cose e vuole cominciare a farle, senza fare progetti faraonici che poi non portano da nessuna parte. Cominciamo a fare le cose che possiamo fare, questo è quello che noi, Corpo Nazionale, cerchiamo di portare tra la gente, nella gente, perché vedete, è assolutamente importante che ciascuno di noi dia il suo contributo per quel poco che sa fare. Se riusciamo a fare questo, riusciamo a fare tutti insieme un grosso lavoro. Noi, per quanto ci riguarda, stiamo già guardando al futuro di questa città. I miei colleghi che lavorano qui da tempo e che si sono fatti carico di un grosso lavoro, che è cominciato dalla gestione dell'emergenza e poi è continuato con la gestione della ricostruzione sotto un certo aspetto, perché il Corpo Nazionale di questa città si è dato da fare e continuerà a darsi da fare con grande spirito di collaborazione, consapevole però che è la gente dell'Aquila, è la città dell'Aquila che deve tirar fuori un ottimismo nuovo per cercare di affrontare questi grossi problemi nella giusta direzione. Buon lavoro. Grazie a voi, grazie alla comandante. Noi, lo spirito di questo convegno è proprio questo, cioè finirla di piangersi addosso e iniziare a vedere insieme come possiamo costruire un modello di sviluppo. Noi lo abbiamo detto con due parole, non solo la ricostruzione, anche il lavoro, per dire che se non c'è l'uno insieme all'altro, parliamo ovviamente di aria fritta. Grazie dell'intervento. Diamo adesso la parola a Luciano D'Alfonso, che oltretutto è il presidente dell'associazione Scuola di Regione, che con un momento metterà i cosiddetti piedi nel piatto per indicarci anche quale può essere, se è questo modello Berlino o se possono essere altri modelli, quelli di sviluppo, ma il problema è come ripartiamo, perché dobbiamo ripartire rispetto a un capoluogo che ancora registra una lentezza nel mettere insieme le questioni della ripartenza. Grazie. Io sono molto contento di questo appuntamento, per il come l'avete organizzato, concepito tematicamente, anche per il come avete strutturato, diciamo, la pluralità delle voci. Avete coinvolto, diciamo, la comunità della città, dell'economia e anche della dimensione regionale dell'Abruzzo. E c'era bisogno di recuperare l'ambizione per fare in modo che si potessero prendere le misure alle cose fatte, ai risultati conseguiti e soprattutto agli impegni da implementare. Mi è piaciuto molto anche il taglio dei saluti, che poi non sono stati saluti di educazione di circostanza. Mi fa piacere avere sentito qui, almeno per quanto mi riguarda, in pubblico per la prima volta il nuovo rettore dell'Aquila, alla quale bravissima docente prima e oggi sono sicuro vertice apprezzatissimo dell'università, faccio gli auguri miei più sentiti, perché c'è da fare molto anche dal punto di vista della vita della ricerca e dell'accademia. Io comincio il mio contributo facendo una riflessione. Vedete, non è un fatto di poco conto che il disastro si verifichi, si possa verificare nella storia della civiltà delle persone, delle collettività. E non è assolutamente un'anomalia
che il potere sia stato pensato proprio per reagire rispetto al più grande dei fatti imprevedibili, che è il disastro. Io ho studiato come e perché è nato il potere, e il potere è nato proprio per fronteggiare ciò che più di tutto distrugge alla base gli elementi di sicurezza e di comodità della vita delle persone, cioè il disastro imprevedibile. Noi abbiamo avuto all'Aquila, ma come abbiamo avuto anche in altri luoghi dell'Italia, questo sommovimento di ciò che è presidio della premura di Sant'Emilio, un evento catastrofico che ha distrutto ciò che era solido della vita delle persone, ma anche ciò che era anima della vita delle persone. Qual è il primo appunto che io voglio fare in questa sede, non a ciò che abbiamo già realizzato, ma a ciò di cui ci dobbiamo dotare? Lo dico alla dorsale competente del sindacato della UIL che si occupa di pubblica amministrazione, ma lo dico anche a quel po' di rappresentanza politica che c'è sempre in ogni assemblea. Lo dico al bravo Roberto Campo e lo dico a me stesso. Noi dobbiamo fare in modo che non accada mai più che quando accade un disastro appaia sempre che sia la prima volta. Il punto è questo, guardate. A volte in Abruzzo c'è l'oggettivo ingigantimento dei problemi. Quando c'è un fatto di dolore o drammatico, sembra sempre che sia la prima volta. Come reagiscono le collettività? Usando cervello, razionalità, progetto e cuore. Si dotano di regole, di meccanismi, di procedure anche verificate altrove, per fare in modo che la prossima volta non appaia la prima volta. E cioè, possiamo noi concepire una norma che procedimentalizzi tutto ciò che deve accadere in automatico? E guardate che quando dico questo, io so che i sommovimenti di Sant'Emilio non sono mai la stessa fotocopia, cioè vengono prodotti anche fatti differenziati per entità della distruzione, per livello di coinvolgimento dei motivi, ma la bravura delle competenze, della capacità prefigurativa delle competenze deve arrivare a realizzare un impianto, una impalcatura, una dotazione normativa, amministrativa, che sia capace di mandare in onda la reazione in termini automatici. Non va bene, bisogna guadagnare ogni volta, con una competizione quasi ululata, ogni strumento che serve per la scorrevolezza della vita. E faccio degli esempi molto concreti. Io qui voglio salutare anche le persone deputate alla gestione di questi uffici speciali, per fortuna stanno rimediando a dei vuoti. Qui c'è il dottor Esposito, so che arriva il suo omologo, il dottor Aiello, mi pare che si chiama. Stringo la mano anche a loro idealmente, ma è la logica del rimedio succedaneo che non va bene. E io ne parlo sapendo che fra non molto si prepara una nuova lavagna all'organizzazione dell'Abruzzo. Cioè comincia un tempo nuovo. E noi non dobbiamo immaginare che, siccome facciamo le processioni, e io sono un cattolico credente, e diciamo le preghiere, che non possa più accadere e che non accadrà mai più. Dobbiamo attrezzarci, dobbiamo essere capaci di non fare mai più accadere l'improvvisazione e l'occasione. Vedete, perché dico questo? La storia dell'Abruzzo, lo dico al segretario nazionale della UIL, pubblica amministrazione, che mi ha fatto conoscere stamattina Roberto Campo, la storia dell'Abruzzo è intrisa di eventi tragici. Se si potesse raccontare ad opera di un pannello dove attinge origine l'identità dell'Abruzzo, un pezzo importante dell'identità coincide esattamente col dolore che si è generato con il terremoto del 1703, con gli eventi connessi alla presenza del lago del Fucino e poi al prosciugamento faticosissimo del lago del Fucino, al terremoto di Rocca Montepiano e poi ancora ad un'esperienza dolorosa riguardante l'emigrazione e poi ancora ad un'esperienza dolorosa qual è stata la Brigata Maiella. Noi siamo intrisi di dolore, è l'identità dell'Abruzzo che è intrisa di dolore. È per questo che noi dobbiamo farla oggetto di una capacità evolutiva, di una iniziativa attiva, di una iniziativa intelligente. Che cos'è che io vorrei che venisse fuori questa mattina da un dibattito, diciamo, esigente, ambizioso e all'altezza, cogliendo anche la presenza dei vigili del fuoco, che sono stati straordinari,
sia in quei giorni che successivamente a quei giorni, che anche in questa fase continuano a donarci lo specifico della loro prestazione. E perché loro sono stati capaci così evidentemente? Perché oltre ad una prestazione contrattuale lavorativa, loro ci hanno messo anche il coinvolgimento di una loro dimensione personale, cioè si sono messi in gioco, in campo compiutamente. C'è quella che io chiamo la motivazione professionale. La voglio dire a Roberto Campo: noi ogni tanto facciamo anche liste di ministri o di uomini di governo regionale che apparentemente hanno tutto, cioè hanno lo studio giusto, hanno il giusto curriculum cartaceamente fotografato, però poi manca quel di più che determina che si pongano in essere attività realizzative, che si chiama la motivazione. Saccomanni si vede da lontano che non c'è la motivazione, c'è il curriculum, c'è gli studi, ma non c'è la motivazione, che è quello che la mattina ti fa alzare con la rabbia di fare le cose, così come Corrado Passera. Era indiscutibile dal punto di vista di una lettura della fotografia della verità, quello sa fare di sicuro, ma il punto è che non faceva perché era privo di motivazione, non si sentiva coinvolto, non lo riguardavano quasi i fatti. I vigili del fuoco, dall'America all'Abruzzo, dalle Torri Gemelle alle vicende dell'Aquila, hanno messo in campo la motivazione. Ed è la motivazione che deve essere sprigionata anche dalla dimensione politica ed istituzionale, nello scovare le questioni, nello snidare le soluzioni, nell'immaginare le vie di uscita, nel fare in modo che ciò che oggi non c'è, che ci serve, domani e dopodomani si possa fare, in concreto. Possiamo fare in modo, per esempio, che le procedure amministrative riferite ai cantieri dell'Aquila e dei comuni del cratere, di competenza della regione, vengano azzerati come tempi di definizione? Cerco di parlare in dialetto. Se per un cantiere che deve determinare velocemente lo sporcarsi di cemento delle tute degli operai occorre un adempimento procedurale di competenza regionale che si chiami urbanistica o ambiente, è immaginabile fare una legge che azzeri i tempi di istruttoria e dica di sì velocemente? Io vi dico di sì. Io vi dico di sì, e vi dico che si farà, però non esiste in natura, bisogna farla. Non è vero che siccome c'è un bisogno in natura crizia, regali la risposta al bisogno. Si determina la necessità di farla quella norma, la più chiara possibile, la più spendibile possibile. Faccio una battuta sempre all'indirizzo di un ministro che io non ho apprezzato. Tutte queste norme che si fanno, che si chiamano sviluppo, fare uno e due, hanno un problema di applicabilità. Sono ovoli all'applauso. Con le sapienze che noi abbiamo, qui abbiamo avuto prima l'espressione di vertice di una sapienza accademica con formazione scientifica, con i consiglieri di Stato, il consigliere della Corte dei Conti, le avvocature, l'ingegneria è elevatissima, non possiamo ancora produrre norme che non siano autoapplicative. L'osservatorio è necessario, amico mio. Non è vero che noi dobbiamo concepire il monitoraggio solo per consumare i crudini del riordino contabile della sanità fatto con la pistola alla tempia della ragioneria dello Stato. Noi dobbiamo attivare i tavoli di monitoraggio per cercare di capire che cos'è che si fa settimanalmente, che cosa si può fare di più e fare le verifiche davvero per cercare di capire com'è che i 2 miliardi di euro della ricostruzione possano generare velocemente l'effetto di 18 miliardi di mobilitazione economica, come dice Santilli del Sole 24 Ore. Perché 1 miliardo di euro della ricostruzione non è 1 miliardo della TAV che prima di arrivare a destinazione è troppo concentrato nelle mani di 3. Nella ricostruzione si riguarda una platea di piccole imprese che davvero arricchisce le famiglie della comunità. È qui che sta la forza, Roberto, per cui noi dobbiamo pretendere molto dai meccanismi riguardanti la ricostruzione. In Abruzzo dobbiamo reimpostare una cultura dei lavori pubblici e privati, delle infrastrutture, ma purtroppo c'è un problema anche in Italia. Si è demolito ogni luogo dove si creava la competenza in tema di strutture, infrastrutture, lavori pubblici e privati.
c'è soltanto il Sole 24 Ore che presidia un minimo di competenza con questo giornalista bravissimo che è Giorgio Sandini, il quale ci ricorda che 1 miliardo di opere pubbliche concepite, progettate, finanziate, appaltate, cantierate, consegnate, che diventano poi luogo di produzione di cantiere, si genera un effetto economico per 9 miliardi di euro, se si ha la capacità di fare anche misure amministrative non eccessive che riguardino soltanto un soggetto verticale gigantissimo, come nel caso per esempio della TAP. E qui noi siamo a questo livello, che è possibile attivare tantissimi piccoli cantieri o medio cantieri che riabilita tutta l'economia di questa città, di questa provincia e anche della città. È possibile fare in modo, per esempio, che si apra una vertenza, poiché siamo vicini al dato elettorale europeo, che i soldi destinati alla ricostruzione non incidano da nessun punto di vista per gli appesantimenti del bilancio dello Stato sotto la forma del vincolo del patto di stabilità. E cioè, è possibile recuperare un certo dibattito dalla sinistra socialdemocratica tedesca e francese, le quali dicono che ciò che serve allo sviluppo o ciò che serve per rimediare ai disastri non può incidere negativamente sulla salute della finanza pubblica? Questo, il congresso, è un appuntamento tematico sulla ricostruzione dell'Aquila di un sindacato nazionale. Questa storia che noi ci dobbiamo sempre sentire figli di Fontamara e parlare poco e occuparci solo di temi periferici e non poter alzare l'asticella delle questioni, sentendoci di più per esempio emiliani o marchigiani o umbri per come hanno gestito loro l'emergenza. Io dico da più tempo, senza mai parlare degli altri, ma parlando delle cose da fare, che invidio l'Umbria e le Marche per il come hanno saputo mettere la sella, scusatemi l'espressione che mi funziona, al disastro del terremoto delle Marche e dell'Umbria. Hanno avuto tutte le risorse per rifare le mura, hanno avuto le risorse per ridare fiducia e vita alle imprese e poi hanno detto: siccome il disastro mi ha tolto a me, comunità regionale, 5, 8, 10 anni di vita e di velocità e di competitività e di coesione, voglio anche un finanziamento aggiuntivo per dotarmi di una infrastruttura aggiuntiva, che lì si chiama quadrilatero, che addirittura ha denaturato la formazione dello stivale italiano, perché nello stivale italiano c'era un solo punto o due, in corrispondenza dei quali il Tirreno dialogava con l'Adriatico, adesso col quadrilatero l'hanno fatto anche lì. E perché si è potuto fare quello lì? Perché c'è stata la visione, l'ambizione, l'appartenenza, il coinvolgimento, il sentirsi parte attiva e obbligata a fare di più. Allora, che cos'è che io vorrei che partisse da una gestione esigente della rappresentanza istituzionale del territorio colpito dal terremoto? L'Aquila ha bisogno, signor Rettore, signora Rettore, ha bisogno di migliorare la velocità dei suoi collegamenti. Deve essere più facile lo spostamento dall'Aquila a Pescara, da Pescara all'Aquila, dall'Aquila a Roma e da Roma a Pescara, e da Roma all'Aquila. Facciamo in modo che aumentino le opportunità di spostamento, perché le città non sono più quelle del 600, del 700 e dell'800, scherzando voglio dire, rappresentante della UIL pubblica missione nazionale, non sono più quelle di quella norma del 49 che faceva obbligo ai cittadini maschi, numerosi, senza lavoro, in presenza di disastri, per esempio derivanti anche da precipitazioni atmosferiche, avevano l'obbligo di diventare forza fisica per la pulizia delle strade laddove ci fossero state precipitazioni atmosferiche nevose. Per cui le città contavano se c'erano tanti cittadini dentro le mura ammassati, in attesa che il sindaco, il vertice della città, emettesse un'ordinanza per utilizzare quelle braccia per gestire quelle emergenze. E si giocava tutto sulla coppia tematica: la città vale se ha tante forze umane, magari maschili, dentro le mura di quella città. Noi oggi dobbiamo avere un'altra idea di città, che non è determinata solo dalla densità demografica, e lo dice una persona che è stata sindaco di una città che è la più densa demograficamente d'Abruzzo. Ma questo non significa che è quella che conta di più,
perché l'incidenza di una città si misura sulle funzioni di cui dispone quella città, sulle strutture di cui dispone quella città, ancora conta di più di qualsiasi città abruzzese, nonostante che non ha più abitanti delle città abruzzesi, perché c'è il porto, perché c'ha gli snodi, perché offre possibilità di comodità e di velocità, perché offre prodotti irripetibili, la cultura, il sapere, la conoscenza, la facilità nel fare intrapresa economica. È possibile fare in modo che l'Aquila, per esempio, si connetta di più col mondo attraverso la conoscenza, la banda larga velocissima, attraverso il giganteggiamento, se si potesse dire, delle dotazioni affidate ad una grande tradizione universitaria come quella dell'Università dell'Aquila. È possibile fare in modo che l'Aquila, sulla base dell'esperienza che ha vissuto, prima del dolore e poi della ricostruzione, diventi un giacimento sul piano dei mestieri riferiti alla ricostruzione? Ascoltatemi su questo passaggio. Le città devono rispondere alla domanda: che sei? Che cos'hai di irripetibile? Che cos'è che c'è nella tua città e non c'è altrove? In questa città si è fatta un'esperienza per la ricostruzione ad un livello elevato di sapienza e di competenza. È possibile immaginare a favore, dentro, per questa città, il riconoscimento di giacimento di rilievo nazionale anche oltre per la gestione dei disastri? A Monteporzio Catone c'è un luogo destinato, credo, o dai Vigili del Fuoco, e comunque di sicuro visione di interno. Una volta c'era la dottoressa Lapunzina che faceva formazione per i disaster manager. Adesso, al di là del fatto che si possano confezionare dei nomi e dei cognomi, che si possano definire teoricamente dei manager dei disastri, ma è immaginabile combinare questa straordinaria, vitale convergenza di bravure cui siamo pervenuti a favore dell'Aquila e metterlo a disposizione della comunità nazionale in maniera tale che anche sul piano delle bravure umane non si ricominci sempre da zero, che è un grande problema dell'Italia e dell'Abruzzo? Roberto, è possibile immaginare questo? 30 anni fa un giovane signore prepotente immaginò di fare, solo perché lui aveva in simpatia tra Viacozzo, una scuola di formazione per i dipendenti della regione e per il corso. Non c'era il nesso. Perché dare il corso? È immaginabile creare un campo elettromagnetico che predisponga le bravure laddove si verifichi anche altrove questo tipo di disastri? Che era l'idea un po' minimalista, compro gli aerei Canadair, mi pare che si chiamino, non ho tanta bravura, perché magari a Pescara, se avessi bravura a denominare gli aerei, li indagherebbero, soltanto che li denomino, non ho abilità a denominare gli aerei per questa ragione, ma è immaginabile fare questo a favore non solo dello spazio regionalista. Io penso di sì, che si debba fare, e ci vorrei lavorare con tutto quello che sa il sindacato, con quello che magari ci possono mettere anche le ulteriori strutture di questa filiera. Così come io vedo finalmente il fatto che si determini un assetto amministrativo, di accortezza amministrativa, che faccia sì che dai cantieri e nei cantieri della ricostruzione si rinvenga ciò che eccellenze anche della riflessione filosofica, penso a Massimo Cacciari, ma non solo, ci dice di fare in modo che nei cantieri della ricostruzione si scatenino esperienze di stage, tirocini, borse di studio e di lavoro, che siano ponti di collegamento tra ciò che si consegue nella cosiddetta formazione del dire, che è l'università, i luoghi della educazione classica, le scuole medie superiori, e quelle che sono le opportunità della formazione del fare che coincidono con il lavoro. Perché non organizzare un meccanismo pensato anche dal Ministero del Lavoro, per la parte di sua competenza, dalla Regione, per la grande parte di sua competenza, che scateni per ogni 100.000 euro di lavori pubblici e privati l'opportunità di dispiegare l'occasione di impiego di un bisogno di formazione ulteriore dei nostri giovani in uscita dal sistema della scuola e dell'università?
Pensate un po' voi, geometri, architetti, ingegneri, geologi, che possano avere quello che dice il ministro Carrozza, l'opportunità di completarsi facendo in modo che mai più in Italia esca un laureato senza che abbia fatto almeno 400, dice lei, giorni, ma quelli che saranno possibili di applicazione pratica. Qui ci abbiamo questa grande occasione. Si può concepire? Io dico di sì che si può concepire. Prestando le attenzioni, la cultura dell'io, il senso della composizione, concludo. Noi abbiamo l'obbligo di restituire futuro a chi vede il proprio futuro incerto. Vedete, la terra evoca la patria. Noi abbiamo subito un grande dolore demolitivo sulle nostre terre. La terra evoca la patria e la patria evoca la sepoltura dei nostri atti. Noi abbiamo l'obbligo di fare in modo che, come il futuro è stato sorridente e amichevole per i nostri avi, il futuro sia amichevole, sorridente, abitabile anche dei nostri figli. Io quello che vedo all'Aquila e dintorni sono pezzi, spezzoni di paura, sfiducia. Il fatto che non è sicuramente certo che torni com'era. Noi invece dobbiamo dimostrare che torna migliore, più funzionante. È possibile fare questo, lo hanno fatto altrove. È qui la battaglia che noi dobbiamo insediare, una battaglia di cervelli, non fatta di parolacce o di denunce. So che vanno di moda adesso le persone che si fanno preferire o perché fanno le parolacce, dicono le parolacce, o perché fanno le denunce, o perché magari manifestano che loro spendono di meno per dormire a Roma facendo i parlamentari, o addirittura perché non pranzerebbero la buvette del Parlamento e questa sarebbe la ragione della loro preferibilità. Mi piacerebbe invece che in Abruzzo si facesse un combattimento di idee per fare in modo che all'Aquila e nei comuni del cratere ciò che rinascerà sia migliore e più bello di ciò che c'era. Ed è ancora possibile, facendo in modo che ritrovino cittadinanza, sito, le case, le mura, i progetti di vita delle imprese e soprattutto il sorriso, le strette di mano dei nostri ragazzi. Concludo con una immagine. C'è un vescovo molto bravo a Chieti che appena lui arrivò per salutare la comunità che lo accoglieva, raccontò l'aneddoto di una comunità che si chiamava Mazzagao. Era una comunità, in principio 3.000 persone cattoliche, credenti, che avevano un suolo, delle regole, un ordinamento, dei saggi che guidavano e avevano il potere di ordinare. Avevano dell'acqua attorno e avevano anche una fede. Purtroppo vennero perseguitati e scacciati dal loro suolo. Dovettero partire, andare molto lontano, si stabilirono addirittura al sud dell'America Latina e fecero un lungo viaggio su una zattera grandissima sulla quale fecero salire tutte le persone che avevano la forza e la voglia di spostarsi. Salirono prima gli anziani, poi i bambini e poi fecero salire anche delle pietre. Erano stipiti in particolare. Nell'ebraico antico pietra si chiama Eben, che è la stessa radice tematica di bambino. Nell'ebraico antico, bambino e pietra si dice allo stesso modo. Voi avete a che fare con le pietre e col futuro dei vostri bambini. Io credo che noi dobbiamo farcela come ce l'ha fatta quella comunità. Riuscirono a stabilirsi, oggi sono un popolo fiorente, carico di voglia di fare e di progetti. Io la mia parte la voglio fare. Credo che rimarrei anche per discutere su questioni di merito, ne abbia messe diverse. Noi ovviamente siamo impegnati quotidianamente a parlare su questi temi. Adesso diamo la parola al segretario generale Aquila Abruzzo, Roberto Campo, che ovviamente porterà anche l'impostazione di ragionamento che la Aquila dall'assurda regionale per arrivare sul territorio esprime proprio rispetto alle sfide che abbiamo sul nostro comprensorio. Voglio informarvi dell'assenza purtroppo dell'assessore Gatti, assessore della Regione Abruzzo alle politiche attive del lavoro e della formazione professionale, che purtroppo
per motivi di forza maggiore, di salute, sì, ieri sera ha dovuto, ci ha chiamato scusandosi, ma credo che nelle prossime iniziative anche lui farà parte dei ragionamenti che stiamo cercando di mettere in piedi come Will Abruzzo, come Will Aquila, come l'organizzazione. Bravo assessore della regione, mi dispiace che sia malato, che è un bravo assessore. Bene, la parola a Roberto, grazie. Chiedo di riferimento. Io, Franco, Michele, volevamo fortemente che questa iniziativa riuscisse bene e devo dire che siamo molto contenti di come sta andando, sia per le tante persone che sono presenti, ma anche per le parole giuste, ben dette, che abbiamo ascoltato tutte. Ho apprezzato la tua relazione, Franco, sobria, con proposte. Ho apprezzato molto le cose che ha detto il Rettore, che ho sentito anche in altre occasioni in cui non era sempre scontato in passato sentire l'università così disponibile. Ho ascoltato il Comandante e adesso, diciamo, io faccio qualche breve considerazione. Intanto questa iniziativa per noi è anche l'iniziativa di inizio stagione, diciamo. Alle porte dell'autunno si riprende l'attività. E siamo consapevoli che siamo davanti non solo ai problemi soliti nostri, regionali, l'acqua, la ricostruzione, noi siamo davanti a un problema nazionale senza precedenti nella storia del paese. È in gioco il nostro paese, come andrà, come non andrà, se saprà rispondere alla crisi, se saprà trovare non solo le politiche giuste, ma quello spirito che anche il comandante ci evocava prima. E pensiamo che parlare di questo, cominciando da qui, abbia un senso. L'Aquila è una grande questione nazionale, non solo è una grande questione regionale, lo dirò, ma è una grande questione nazionale. Il comandante giustamente ricordava l'emozione positiva del raddrizzamento della nave all'isola del Giglio. Devo dire che io ho avuto il coraggio in questo caso di farmi un giro sui giornali esteri via internet, cosa che molte volte non ho il coraggio di fare, e l'Italia ha fatto una bella figura. Ma quale bella figura più grande della raddrizzare l'Aquila? E sempre meno possiamo permetterci i piccoli campanilismi che ci hanno anche in questi ultimi tempi afflitto. Lo dico con anche l'orgoglio di un'organizzazione che sta superando le province e che vede l'Aquila virgola l'Abruzzo e l'Abruzzo virgola l'Aquila, e che non tollera invece atteggiamenti che non colgono la dimensione delle cose che dobbiamo fare. Quindi, detto brevemente, noi siamo ostili alla cultura del piagnisteo. Questo non vuol dire che essendo un sindacato non denunciamo, però cerchiamo, magari non sempre azzeccando le cose giuste, però di mettere l'accento anche sulle cose che sono andate bene e su quelle che sono opportunità da cogliere. I Vigili del Fuoco sono stati il nostro riferimento più importante per dire evitiamo di piangere solo. Ma ci sono anche altre cose importanti. Nel suo piccolo, quella tabellina che abbiamo messo sul tavolo dice che CGL, CISL, UIL e Confindustria hanno fatto, dopo il terremoto dell'Aquila, la più grande raccolta di soldi donati dai lavoratori e raddoppiati dalle imprese, mai verificatasi prima, e che la stanno investendo con una cura di verificare che ognuno di quei soldi raccolti da lavoratori vada a buon fine, scegliendo quelle che secondo noi sono, sono i punti di forza del rilancio di questo territorio. E quindi l'innovazione, l'università, l'impresa, la ricerca, e le imprese ci mettono l'effetto che dicevo Alfonso, no? Ogni soldo può essere moltiplicato. Questo nel suo piccolo è una storia positiva anche questa. E poi c'è un'altra cosa fondamentale. Quante volte abbiamo detto anche oggi, ripetuto, la ricostruzione fisica non basta se non c'è lo sviluppo e il lavoro. La norma che destina un 5% delle soldi della ricostruzione alle attività produttive, che sta cominciando a funzionare, che per 10 anni darà a questo territorio, in un momento in cui la risorsa pubblica è scarsa ovunque nel paese, la certezza di investimenti di questo tipo, è
è un'altra leva straordinaria. E noi il 27 faremo un'altra puntata di partenza della nostra stagione e nuovamente all'Aquila con il polo chimico farmaceutico che sta valorizzando queste risorse, e non è il solo, però è questo per dire che noi abbiamo delle carte importanti. Purtroppo è vero che non abbiamo una visione, un contenitore generale di politica regionale adeguato. La programmazione 2014-20 sulle uniche risorse pubbliche di cui disporremo nei prossimi anni è partita nel peggiore dei modi, con l'abbandono totale da parte della politica, che neanche viene in tavola, abbandonata ai tecnici. Dopo il lavoro che abbiamo fatto sempre qui sull'Aquila con l'Ocse, dopo la miniera di idee che sono venute fuori, alcune delle quali anche analoghe a quelle che Luciano Alfonso ci ricordava, noi siamo andati a Parigi a presentare il lavoro fatto con l'Ocse. Abbiamo parlato con esponenti cileni per i terremoti, esponenti giapponesi, cioè abbiamo fatto dell'Aquila in quel momento una grande vicenda di interesse mondiale. Ci sono idee in quel rapporto, la programmazione la facciamo come se niente fosse, col copia e incolla, neanche si riconosce l'Abruzzo. È aperto il confronto a livello nazionale sulla macro regione Ionica, partecipiamo o non partecipiamo? Cosa andiamo a dire? Non lo so, non c'è nessun confronto, nessuno sta vivendo questa cosa in questa regione, in questo momento. E quindi accompagniamo quell'attività diciamo, positiva con un'attività che sarà di denuncia. Anche le cose preziose che abbiamo fatto, l'unica regione d'Italia che ha fatto un accordo sul fisco, considerando l'IRPEF prioritaria, non 50 altre cose, l'IRPEF, l'accordo è stato valido solo per un anno, va rifatto e reso strutturato. Mi fermo qui. L'altro grande filone di riflessione è la pubblica amministrazione. Anche qui, che cosa ha lasciato di riforma della pubblica amministrazione una fase furiosa di insulti e propaganda? Nulla! Partiamo dal fatto che abbiamo grandissimi problemi, ma non solo in Italia. Io credo che le istituzioni siano diventate il punto debole del mondo occidentale. Anche l'Europa fa pietà. Noi di più, il Mezzogiorno ancora di più, ma non è un problema locale. E quindi quale migliore occasione, raccolgo bene le cose che diceva Luciano Alfonso, dovendo ripartire, dovendo ricostruire, possiamo sperimentare cose, anche procedurali e normative, che hanno valore italiano, continentale e direi addirittura occidentale. Ma partiamo con lo spirito giusto, sapere che abbiamo un grande problema di riforma pubblica amministrazione, ma abbiamo anche persone serie di grande valore che forse non aspettano altro che di vedere che qualcuno ci crede, perché si è rischiato molte volte di fare parte di stupidi credendoci in un contesto che non dava valore a queste cose. Ecco, quindi partiamo oggi da qui sapendo che presto avremo grandi appuntamenti di carattere anche nazionale. Noi vogliamo dare seguito alla iniziativa di giugno nazionale, vogliamo che il governo parli non solo di politica ma di politiche, vogliamo che sul fisco, che è un grande motivo del nostro disagio, si facciano scelte coraggiose. Partiamo da qui oggi, secondo me stiamo partendo almeno nel nostro piccolo con lo spirito giusto e possiamo dare un contributo. Grazie Roberto. Grazie Roberto. Adesso diamo la parola al coordinatore nazionale della UPA Vigili del Fuoco, Alessandro Lupo. Innanzitutto permettetemi di ringraziarvi per questo evento che per noi Vigili del Fuoco è molto importante. Ringrazio Capo del Corpo, ringrazio il direttore regionale, il comandante e tutti i colleghi che sono in sala, perché vedete, io non lo dimentico perché da poco mi sento pure cittadino dell'Aquila, visto che ci hanno dato la cittadinanza onoraria, quindi per noi Vigili del Fuoco è importante, è importantissimo. L'esperienza dell'Aquila e chi l'ha vissuto direttamente come me ha dei ricordi e ha delle perplessità. Devo complimentarmi con D'Alfonso perché ha centrato quelli che sono
una serie di problemi e una serie di preoccupazioni che ogni giorno ci fanno migliorare la cosa pubblica. Vedete, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in quell'occasione, malgrado una situazione triste, anche perché pensate a centinaia e centinaia di colleghi che erano coinvolti, compreso l'attuale direttore che allora era direttore dell'emergenza, ricordo ancora la sua immagine alla Dicomac nel dover gestire un'emergenza da terremotato. E trovare la lucidità per dare delle disposizioni, per creare quelle condizioni per essere vicini ai cittadini. Vedete, il lavoro dei Vigili del Fuoco non è quello di parlare, il lavoro dei Vigili del Fuoco è quello di stare in silenzio. Di stare in silenzio con quello spirito che contraddistingue il Vigile del Fuoco e che è quello dell'appartenenza al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, perché il Vigile del Fuoco si nasce, non si diventa, poi si migliora nella vita, ma prima di tutto si nasce. E noi abbiamo un compito ben preciso, quello di dare speranza a quelle persone, quelle 103 persone che sono rimaste sotto le macerie, e ridare i corpi alle famiglie di quelle persone che purtroppo il terremoto aveva portato via. Si trattava di 300 e passa persone. Nell'arco di 42 ore, se non ricordo male, siamo riusciti a portare fuori tutti da sotto le macerie, compresa quella ragazza, Eleonora, e che per chi appartiene al comando di Venezia come me è stato veramente una soddisfazione, dopo 42 ore, arrivare a una ragazza che aveva anche qualche problema d'udito e quindi si sentiva appena appena. E non vi nascondo che in quel momento forse tutti noi Vigili del Fuoco volevamo essere quel collega che era riuscito a tirar fuori dalle macerie quella ragazza. A distanza di qualche anno avevamo veramente il piacere di ritornare all'Aquila, perché l'Aquila ci ha insegnato una cosa in più. L'Aquila ci ha insegnato che non solo c'era un problema di perdita delle cose, della casa, delle vittime, ma c'era un problema ancora più grosso, che era quello della perdita della storia, delle necessità di ogni persona, di ogni individuo. E la storia è importante, perché per quanto ci riguarda tutto quello che lega una persona e la storia, e la vita, è il posto dove si nasce, dove si vive, tutti quei legami fondamentali che ognuno di noi poi porta avanti. E la storia è quella che ci permette di avere un futuro. E allora, vedete, apprezzo tantissimo l'iniziativa della WIM, della WPA, e ringrazio Franco per questo, del giorno del ricordo. Perché per andare avanti bisogna sempre ricordare cos'è passato, quali sono le cose negative, quelle che sono le cose positive, e valorizzare quelle positive per migliorare quelle negative, perché è questo che un paese civile e una società moderna deve saper fare, perché noi oggi ci siamo, ma ci siamo per costruire il futuro dei nostri figli, ci siamo per costruire il futuro di chi verrà dopo di noi, e ognuno di noi ha la responsabilità di dare un futuro migliore ai nostri figli, perché in questo paese ci sia ancora un valore che è legato a quella che è la storia e quelli che sono gli affetti. Guai per un uomo perdere gli affetti, perché perdere gli affetti per un uomo significa non avere più ricordi che ti permettono di andare avanti nei momenti brutti e ti danno quello spunto per migliorarti nella vita. È vero, si parla sempre dell'Aquila, si parla, però il problema era di 61 comuni, no? E in un paese come il nostro, in cui la crisi già allora si faceva sentire per tanti motivi, l'impegno del Corpo Nazionale in quell'occasione fu elevato. Oltre 2.400 unità nell'arco di 24 ore sono arrivati all'Aquila per dare quella risposta a questo territorio, che è vero,
e questo forse era un fratello che ci portavamo, è stato martoriato dalla storia. E incosciamente ogni vigile del fuoco che ha operato su questo territorio probabilmente aveva per far deve. Per questo, oltre alla professionalità, ci abbiamo messo il cuore, perché ognuno di noi non fa questo lavoro per chi sa quale ritorno o per chi quale sa encomio o per quale retribuzione, perché i soldi poi si prendono dopo anni, no? Non si prendono subito, ma lo facciamo perché ci medesimiamo nella gente, perché prima di tutto siamo uomini e come uomini vogliamo dare una risposta lì quando andiamo a soccorrere delle popolazioni. E questo è un segnale che credo ha permesso da quell'esperienza al Corpo Nazionale di migliorarsi enormemente e di portare avanti quelle esperienze positive. Per la prima volta, io ricordo, ci fu una risposta integrata in cui si sono unite le forze tra chi sapeva dare delle risposte nell'ambito dell'emergenza e chi invece poteva creare quelle condizioni logistiche per migliorare l'operatività di chi doveva soccorrere e di chi doveva dare delle risposte al territorio. Questo succede tutt'oggi, ma perché succede tutt'oggi? Perché i cittadini dell'Abruzzo, i cittadini dell'Aquila hanno voluto che i vigili del fuoco continuassero a operare al di là delle proprie competenze istituzionali. E questo è un segnale di rispetto che noi abbiamo apprezzato e che questo ha permesso ad oggi di poter continuare a garantire una presenza dei vigili del fuoco in maniera più massiccia nella regione Abruzzo. Questo non vuol dire che abbiamo fatto tutto, non vuol dire che non dobbiamo dare quelle risposte necessarie all'organizzazione del soccorso dell'Abruzzo, giustamente, come diceva D'Alfonso, deve essere rivisto nell'ambito di un'organizzazione diversa, perché è cambiata la morfologia del paese, perché sono cambiate le esigenze della gente, perché c'è un altro sistema del paese. E allora noi abbiamo la responsabilità di dare delle risposte. E perché ancora non è finita l'opera di recuperare tutti i beni, perché la cosa più importante che noi abbiamo capito quasi da subito è stata quella di andare a recuperare quella storia che rappresentava l'Aquila e che rappresentavano tutti quegli edifici che sono ubicati proprio nel centro storico dell'Aquila, che hanno un'importanza rilevante non solo per l'Aquila, non solo per l'Abruzzo, ma penso per tutta l'Italia e probabilmente anche per tutta quella che è l'umanità, perché evidentemente qui ci sono delle cose molto importantissime che andavano salvaguardate e che vanno recuperate nell'immediato. Quindi la nostra è stata una risposta al bisogno della gente, è stata una risposta a quelle che erano le esigenze del territorio, è stata una risposta che è venuta dal cuore, che è venuta al di là di ogni professionalità. Papa Francesco diceva fatevi guidare dalla speranza, io aggiungerei che perché la storia sia un elemento trascinante per il futuro, perché la storia è importante per il futuro della gente e il futuro della gente va rispettato. Noi come Vigili del Fuoco abbiamo dato quello che potevamo in quel frangente, continueremo a dare quello che ci verrà chiesto dalla società, dal popolo di Milano, dalla gente d'Abruzzo. Allo stesso tempo vogliamo però evidenziare alcune cose. Noi abbiamo delle necessità fondamentali, come organizzazione sindacale questo non dobbiamo dimenticare. Oggi abbiamo la necessità di avere delle risposte da chi governa, perché queste risposte devono essere considerate rispetto a quella che è l'attività del Corpo Nazionale. Cioè l'esigenza di poter continuare a dare altre risposte come all'Aquila. Per noi l'Aquila ha rappresentato un motivo di orgoglio, giustamente, ma non solo per noi Vigili del Fuoco, ma anche per quanto riguarda, credo, tutta l'Italia, perché tutta l'Italia si è unita nell'esigenza e nella tragedia del sisma aquilano. E allora dobbiamo far sì che in qualsiasi parte d'Italia succeda un'altra disgrazia come quella dell'Aquila,
almeno i Vigili del Fuoco siano presenti così come lo sono stati a Tannà. Grazie Alessandro Lupo, voglio soltanto dire che sono convinto di poter esprimere il pensiero non solo della UIL aquilana ma dell'intera popolazione nel ricordare il ruolo che i Vigili del Fuoco hanno svolto, dando anche la vita per l'emergenza, per le persone che hanno... Non dimentichiamo che uno dei vostri uomini, o meglio diciamo uno dei nostri uomini, in questo caso parliamo una voce unica, è venuto meno cercando di aiutare la popolazione. E credo che questa riconoscenza sarà per noi della UIL a vita, ma sarà ovviamente per l'intero popolo aquilano a vita verso il corpo dei Vigili del Fuoco, verso i nuovi dirigenti, per i nuovi, per le nuove strutture. Adesso per chiudere questa prima fase della nostra, dei nostri lavori, diamo la parola al segretario generale della UIL BA Attili, che ovviamente porterà il suo contributo rispetto a ciò che è stato il lavoro dell'intera pubblica amministrazione qui all'Aquila nel dopo terremoto, in questi giorni, in queste settimane e in questi anni.